Buonasera, benvenuti a una puntata speciale di Verona Live dedicata a una scoperta archeologica che scoperta non è perché qualcosa era già stato ritrovato negli anni 90, come sentiremo dai nostri ospiti, però insomma sicuramente è stata riportata alla luce una sezione di cinta muraria della città ai piedi di Porta Borsari, veramente una scoperta eccezionale, e domani ci sarà una visita esclusiva e solo per domani. Io vado subito a presentare i nostri ospiti presenti in studio, poi avremo dei collegamenti invece esterni con il sovrintendente Vincenzo Tinè e con l'archeologa responsabile appunto della sovrintendenza per Verona, Brunella Bruno. In studio con noi abbiamo Umberto Anti, direttore tecnico di Acque Veronesi, e Massimiliano D'Ambra, archeologo proprio per Acque Veronesi. Benvenuti a voi ospiti. Diamo subito la parola ad Umberto. Umberto, riattivi il microfono. Nel frattempo facciamo vedere. Eccoci qua. Insomma, Buonasera a tutti. Acque Veronesi perché siete stati proprio voi a scavare, quindi a ritrovare questo manufatto. Ovviamente si sa che a Verona quando si scava qualcosina si incorre nel ritrovamento di qualcosa. Ed è stato così, no? Anche per voi. Esattamente. Diciamo che Verona è una città millenaria che ha una storia incredibile, meravigliosa, che va dalle antichità romane fino all'Asburgico, eccetera. È inevitabile trovare questi reperti. Alla fine, quello che sembrava essere un intralcio, permettetemi la parola, un intralcio a quello che era una veloce esecuzione dei lavori, in realtà è diventata quello che doveva essere, cioè una sinergia tra chi deve fare un servizio e risolvere problemi di tipo pratico, fisico, e chi invece deve tutelare un sistema che di enorme valore. Questo è uno dei tanti esempi che ci hanno portato in questa comunità di intenti tra noi e la Sovrintendenza archeologica in Verona, ma non solo a Verona. Ovviamente il territorio è vasto, noi gestiamo la provincia intera e quindi tante sono le cose che si possono fare e portare alla luce un po' un'emozione per tutti alla fine, anche per noi, anche se siamo ingegneri idraulici e basta. Certo, Anti, sto facendo vedere proprio un articolo apparso il 14 giugno in cui sul nostro sito veronadaily.it veniva annunciato l'inizio dei lavori di manutenzione degli impianti e ovviamente i lavori che hanno interessato una zona, ricordiamola, fortemente provata anche dai recenti nubifragi. In quella zona si crea proprio una pozza d'acqua ed è per quello che siete intervenuti e poi magari vedremo di capirne di più. E poi, come abbiamo annunciato, eccola qua, ritrovate parte della seconda cinta muraria di Verona. Insomma, poi vedremo delle foto anche di cantiere eccezionale che ci avete fornito. Questa è una foto simbolo, no? Che ha girato in questi giorni in tutte le testate. E se mi permettete, quindi andrei a sentire il primo contributo che ci ha fornito il sovrintendente Tinè. Andiamolo ad ascoltare, io condividerò lo schermo a questo punto con voi e andiamolo a sentire. Buon pomeriggio a tutti i nostri lettori, i nostri utenti. Siamo in collegamento con Vincenzo Tinè, sovrintendente di Verona, Rovigo e Vicenza, e la dottoressa archeologa Brunella Bruno, responsabile proprio per la città di Verona, responsabile archeologica. Benvenuta anche lei, dottoressa. Buonasera, grazie. Senta, dottor Tinè, la scoperta effettuata in queste ore ai piedi di Porta Borsari, diciamo, dimostra ancora una volta che sotto ai nostri piedi, oltre che davanti ai nostri occhi, si nasconde un tesoro. Verona non smette mai di stupirci da questo punto di vista. Sì, in effetti, come spesso mi capita di dire, Verona è una città straordinaria dal punto di vista anche archeologico, oltre che ovviamente monumentale, estetico, paesaggistico e quant'altro, gastronomico, enologico. L'archeologia di Verona è sicuramente la più importante dell'Italia settentrionale, tra le più importanti in Europa, ed è una continua scoperta perché appena si mette il dito nel suolo di Verona salta sempre fuori qualcosa, sia nella città che nel territorio, come hanno dimostrato anche le recenti scoperte della sovrintendenza in Valpolicella, Negrar, a Marano, fatte dalla stessa dottoressa Bruno, quest'ultime. Quindi a Verona l'archeologia è una continua sorpresa. Era prevedibile rinvenire
diciamo, tali reperti alla vigilia dell'intervento di Acque Veronesi? Eravate, per così dire, pronti? Beh sì, dottoressa Bruno, che da anni che occupa di Verona, è sempre allerta, pur essendo, come so, così curiosamente, come la sua diciamo la precedente funzionaria Giuliana Cavaliere di Manasse, pur essendo milanesi, tutti e due hanno questo cuore veronese, sono sempre sul pezzo, e in particolare Brunella ha girato queste convenzioni con le grandi società pubbliche veronesi che sono gestite da sapienza. Quindi, come dire, viene in qualche modo prevenuta e preceduta la scoperta da questa continua assistenza che interessa queste opere, perché la città è naturalmente attraversata di continuo da interventi nel suolo, nel sottosuolo, vivente, no? Con queste, assolutamente. Che la percorrono continuamente, che devono essere mantenute, che devono essere implementate, e quindi regolarmente gli scavi si risolvono, scavi archeologici. Senta, mi soffermo un attimo su Acque Veronesi. È sovente, insomma, che si verifichi una situazione come questa, cioè che nel momento in cui si scava si trova ovviamente un reperto archeologico o ovviamente una parte importante di storia. Che rapporto deve intercorrere tra le due realtà, da una parte la sovrintendenza e dall'altra parte la società pubblica, per garantire da una parte evidentemente la tutela dei beni archeologici e dall'altra però i servizi anche necessari al cittadino? Sì, come dicevo, appunto la relazione corretta è quella prevista dalla legge dell'archeologia preventiva, no? Da 15 anni in Italia le opere pubbliche, che siano grandiose opere pubbliche tipo treni ad alta velocità, grandi ponti, grandi infrastrutture, o che siano lavori di manutenzione dei sottoservizi, sono comunque, devono essere precedute da questa, diciamo, archeologia preventiva che cerca di prevenire i danni e in modo che queste opere possano andare avanti senza intoppi. Quello che c'è sicuramente di particolare in alcune città italiane come Verona, con alcune società come Acque Veronese, è il rapporto veramente sinergico, nel senso che questa collaborazione prevista dalla legge non è percepita come un ostacolo, come una rottura di scatole, ma si fa in modo, lavorando tra tecnici, archeologi, ingegneri, che le opere procedano in parallelo, che quindi i due interessi pubblici, quelli della tutela e quelli ovviamente dell'opera in sé, procedano di pari passo e quasi, come dire, si equilibrino, no? Senza distorsioni, senza urti, senza ostacoli. Io devo dire che sono particolarmente grato alla società veronese anche per l'interesse per la comunicazione, no? È quasi come se fossero più contenti di noi se ogni tanto in questi loro interventi si verifica una scoperta archeologica. Vuol dire che è percepito anche dalla società produttiva, civile, l'importanza dell'archeologia per Verona. Insomma, Umberto Anti, c'è un'unione di intenti, c'è una visione comune, mi sembra di capire, tra la società che rappresentate e la sovrintendenza. Il sovrintendente Tine, insomma, ha detto, è chiaro, c'è una legge che regola questo rapporto, però ovviamente sappiamo che le leggi non sono sufficienti a volte per trovare le soluzioni. Direi che la condizione necessaria assolutamente è la buona volontà e la disponibilità a capire il problema. Una volta che ci si pone in maniera logica davanti alla questione da risolvere, la volontà porta a una soluzione. Sarà più o meno faticosa, sarà più o meno lunga, ma la soluzione si trova. E questo è un rapporto meraviglioso che abbiamo avuto in questi anni con la sovrintendenza, che, ripeto, si pongono in maniera logica e disponibile. E questo dà la soluzione. Io farei vedere anche qualche immagine che ci è stata inviata proprio del cantiere. Ecco, è stata una sorpresa quella che avete fatto, oppure in qualche modo sapevate che scavando lì ai piedi di Porta Borsa, insomma, qualcosa sarebbe venuto fuori? L'abbiamo dato per scontato. Era inevitabile. Una porta romana coinvolge realtà, ma anche siamo in vicinanza di templi, di tombe longobarde, c'è di tutto in questa zona qua.
Immagino. E insomma, ovviamente siete riusciti però a trovare, e qui dopo ci spostiamo all'intervento della dottoressa Bruno, che poi commenterà anche il collega archeologo Massimiliano D'Ambra, a trovare una soluzione, perché spieghiamo anche il motivo per cui Acque Veronesi è intervenuta in questa zona, che da anni è, diciamo, gravata purtroppo in presenza di acquazzoni da un'inondazione, voglio dire, anche antipatica e sicuramente da risolvere. Ecco, perché siete intervenuti e che tipo di soluzione avete trovato o state trovando? Sì, correttamente la motivazione che ci ha portato in questo posto a scavare, ad aprire il terreno, anche trovando queste meraviglie, è purtroppo molto triste, perché c'è stata un'alluvione, in particolare sabato 6 di sera, che è stata, devo ammetterlo, è così, è stata eccezionale, una cosa rara purtroppo, però oggigiorno queste famose bombe d'acqua dobbiamo aspettarcele, per cui bisogna provvedere nei siti più delicati e più critici a fare qualche opera in più rispetto a quello che uno potrebbe immaginare come ordinario. In questo senso la collaborazione con la soprintendenza è stata quella di trovare una via, nel senso letterale del termine, per collocare una condotta che sia possibile collocare una quota adeguata per eliminare il ristagno di quest'acqua. Quindi in sostanza abbiamo creato un secondo collegamento idraulico con una condotta da 50 cm di diametro, quindi una cosa consistente, tra l'area che c'è davanti a Porta Borsa, che è la quota più bassa in assoluto di tutte le tre vie che convergono, con un pozzo disperdente, che è una struttura sotterranea che porta l'acqua in falda, ma questo risultato è particolare perché lo porta con una condotta collocata a quota adeguata. Con una piccola sofferenza, immagino, da parte della soprintendenza e una dedizione anche da parte nostra per trovare questa soluzione. È stato bravissimo perché... Altre cose arriveranno comunque. È stato bravissimo perché io non sono ingegnere, magari tra il pubblico ci sono tanti ingegneri, però è riuscito a spiegare molto bene un concetto difficile. Spero. Allora, io ringrazio Massimiliano D'Ambra, intanto gli chiedo ancora qualche minuto di pazienza, perché sentiamo invece la testimonianza, entriamo un po' nel cuore anche della storia, dell'archeologia, che ci ha dato la dottoressa Brunella Bruno, che ricordo essere appunto la responsabile archeologica della sovrintendenza per quanto riguarda Verona. E andiamo appunto a sentire le sue parole in questa intervista. Cosa ci dice questo ritrovamento in particolare di Porta Borsa, pur essendo una novità assoluta, visto che a quanto ci risulta e come avete comunicato giustamente già a metà degli anni 90 c'erano state delle scoperte relative a questa cinta muraria, ma perché allora è così rilevante la scoperta effettuata in queste ore? Sì, non si tratta appunto di una scoperta, ma si tratta di uno scavo un po' più esteso rispetto a quello che era stato eseguito negli anni 90, che ci permette ovviamente, grazie a una maggiore estensione, di capire i dettagli costruttivi di questa struttura difensiva che con ragionevole, direi, certezza tendiamo ad attribuire a Teodorico, e che appunto, come abbiamo voluto sottolineare, ecco, nulla di nuovo sotto il sole per certi versi, perché il tutto era stato, grazie all'archeologo inglese Peter Hudson, un bravissimo medievista, grande conoscitore dell'archeologia di Verona, del Medioevo, il tutto era stato già capito, interpretato, ecco, quindi probabilmente chi fa, quindi l'imperatore, lo stesso Teodorico, chi costruisce la seconda cerchia muraria di Verona, cerca di proteggere anche le porte principali, che sono l'attuale Porta Borsari e Porta Leoni, con degli avancorpi difensivi. E tutto questo era stato compreso sulla base di piccoli segmenti di muratura che avevano però portato appunto soprattutto Peter Hudson a capire che si trattava di questo sistema difensivo complesso. E Peter Hudson negli anni 90 e poi ancora più vicino a noi due anni fa non era riuscito a vedere, diciamo, in maniera più estesa, ecco,
questa operazione che comunque aveva intuito e ricostruito, ed è toccato a noi a questo punto avere questa possibilità nell'ambito di un lavoro che appunto è nato d'urgenza per una esigenza non prevista. Abbiamo potuto allargare e vedere dei dettagli che non si conoscevano. In particolare, uno dei punti che era rimasto non pienamente capito è come la via Postumia, che passava proprio da lì, si armonizzasse, si articolasse poi con questo avancorpo. E adesso lo abbiamo appunto capito. Ecco, l'archeologia ci permette appunto di leggere il dettaglio, ecco, di ogni singolo avvenimento storico, e nell'ambito delle costruzioni riusciamo a seguire il cantiere, ecco, per certi versi. E adesso stiamo proprio guardando e vedendo come hanno adattato, ecco, il passaggio della via, che pure hanno dovuto per certi versi spostare, no? Per costruire l'avancorpo, la via viene spostata, traslata per certi versi, e poi viene di nuovo rimessa in presenza di una breccia, della breccia dell'avancorpo. Ecco, questo dettaglio è molto interessante, e noi vediamo adesso proprio non soltanto un pezzo dell'avancorpo, ma anche la via Postumia che si addossa a questo avancorpo. Insomma, sono dettagli che sono comunque molto interessanti. Senta, dottoressa, domani sappiamo che dalle 9:30, se non andiamo errati, alle 12 più o meno, ci sarà l'unica visita consentita, guidata, che avete realizzato in collaborazione con Acque Veronesi, e quindi ci sarà anche un'organizzazione particolare per evitare disagi al traffico, eccetera. Quale sarà poi il futuro di questo sito? E magari poi estendiamo la domanda in chiusura anche al dottor Tinè per altri siti magari rinvenuti recentemente anche a Verona. Cosa si pensa di fare adesso? Sì, allora domani ci sarà appunto, come avete appena annunciato, questa giornata straordinaria che è stata appunto allestita, messa in piedi con grande entusiasmo da Acque Veronesi e dai suoi archeologi. E seppure in un momento un po' di crisi, appunto, in cui non bisogna creare assembramenti, bisogna cercare insomma di organizzarsi in una maniera che non è proprio quella ordinaria. E noi non siamo partiti con questo scavo con l'idea né di fare ricerca né di valorizzare, quindi noi abbiamo seguito le esigenze di Acque Veronesi, ci siamo adattati e a un certo punto ci siamo trovati a risolvere insieme dei problemi, ecco, dove far passare il tubo, cercare di non demolire la struttura che come palinsesto straordinario deve restare intatto. Ci siamo anche riusciti grazie a questo dialogo continuo che cerca appunto di risolvere uno i problemi dell'altro. E questa struttura rimarrà intatta, salvaguardata, protetta, rimarrà appunto sotto i nostri piedi, quindi teoricamente disponibile in un futuro a chiunque. Ecco, al momento non abbiamo, per forza di cose ovviamente, nessun progetto di valorizzazione, o non abbiamo, come dire, nessuna idea sulla sorte di questa struttura, che tra l'altro è in una posizione pienamente frequentata. Difficile, penso, non so, creare un'area archeologica davanti a Porta Borsari, però diciamo in futuro i posti si potrebbe far di tutto, ecco, con una buona progettazione si può far di tutto. Al momento quindi noi abbiamo capito, documentato, reso possibile un'opera importantissima che è quella idraulica, grazie appunto a questo colloquio costante, a questo dialogo costante. La struttura rimarrà protetta e quindi qualunque progetto futuro di ricerca, di valorizzazione sarà possibile. Al momento ovviamente non era questa la nostra intenzione. Eccoci qua, Massimiliano D'Ambra, archeologo per Acque Veronesi. Insomma, immagino lei è stato tra i primissimi proprio, no, ad intervenire sul posto, appena ritrovata, diciamo, questa cinta muraria. Il primo pensiero che ha fatto qual è stato e perché è così importante? In parte l'ha già detto la sua collega Bruno, però perché è così importante questa scoperta? Beh, noi siamo, diciamo, l'elemento operativo e lavoriamo in collaborazione della sovrintendenza, sotto la direzione della sovrintendenza e in consulenza d'Acque Veronesi.
Quindi noi eravamo presenti prima dell'inizio dello scavo, siamo stati allertati da Acque Veronesi e abbiamo dialogato con la sovrintendenza ancora prima di iniziare lo scavo, proprio per stabilire a monte di tutto l'intervento le metodologie che avessero garantito la salvaguardia di reperti che sapevamo già sarebbero emersi e anche di consentire la prosecuzione dei lavori senza che la presenza dei reperti antichi diventasse poi un ostacolo a un'opera che, come diceva l'ingegnerante, era estremamente importante e urgente per le condizioni particolari in cui il portaborsale si trova, e l'intervento stesso seguiva un evento abbastanza drammatico legato a delle precipitazioni eccezionali. Noi abbiamo affrontato lo scavo in un dialogo costante con la sovrintendenza. Quello che secondo me è eccezionale, oltre alla grandissima emozione che c'è a poter riguardare per la prima volta una strada antica che attraversava una struttura per entrare in una città come Verona, la cosa secondo me eccezionale è i rapporti che si sono creati per risolvere questo problema. Cioè, una delle convinzioni in Italia è che il patrimonio antico in qualche modo vada sempre a gravare sulla vita presente. Qui a Verona stiamo realizzando qualcosa di bellissimo, il passato viene valorizzato, il passato partecipa con la sua presenza alla creazione di un futuro. L'interesse che questa scoperta ha creato anche nei cittadini, in tutta Verona, e il risalto che ha avuto sulla stampa è la dimostrazione di come il passato sia ancora importante per noi per poter proseguire per una costruzione del futuro, però il passato tutelato e preservato non è un ostacolo per la crescita e per la vita quotidiana. Questa è la cosa secondo me eccezionale. Poi l'emozione ovviamente c'è sempre, ma per me è emozionante arrivare davanti a portaborsali. Mi sono reso conto perché ho portato mia figlia il giorno dopo, e noi siamo padovani, per cui per me è abituale vedere portaborsali, però per lei meno, mia figlia ha 14 anni, l'ho portata a vedere questa porta, e spiegandole la meraviglia di questo luogo ho capito una cosa che anch'io non avevo ancora messo a fuoco completamente, cioè l'eccezionalità di questa porta, che nel degrado causato dal tempo è stata come smaterializzata ed ha una dimensione quasi di sogno, cioè non è più una materia completa, è qualcosa che ha quasi la dimensione del sogno. Quella le dà un'emozione incredibile, per cui lavorare davanti a una cosa del genere è già di per sé emozionante. Poi questo muro incredibile, potentissimo, è stata una scoperta per noi notevole. Sapevamo già, perché era già stato visto in parte, però poter vedere la strada, il rifacimento, diciamo, della strada di questa antica via Postumia che scavalca il muro, lo attraversa, e adesso tutte le problematiche che si sono aperte a livello scientifico e con la sovrintendenza si sta cercando di comprendere, appunto, sulle fasi proprio di vita di questa struttura, sono interessantissime. E guardiamola in tutto il suo splendore, portaborsale, insomma, che noi veronesi purtroppo siamo abituati, assuefatti da tanta bellezza, non ci facciamo quasi più caso. Tante volte all'estero, non è un luogo comune, ci tengo anche un po' a sottolinearlo, magari all'estero hanno un decimo, un centesimo di quello che abbiamo noi e lo valorizzano tre volte tanto. Noi abbiamo queste meraviglie e a volte ovviamente ne abbiamo talmente tante che non riusciamo in qualche modo a rendersi conto di quanto patrimonio ci sia. Ecco, dal punto di vista storico, appunto, vedo che questa cinta muraria, come comunicato da voi e anche dalla società, diciamo, potrebbe essere stata costruita da Teodorico, ma più verosimilmente, insomma, potrebbe essere di età gota. Rappresentava proprio una sorta di cinta difensiva a tutti gli effetti. Riuscite un po' ad immaginare una ricostruzione virtuale di questo manufatto? Vi siete fatti un'idea complessiva dell'opera? Immagino di sì. Sì, beh, la dottoressa Bruno, che ha illustrato l'attività della sovrintendenza, penso che potrebbe rappresentare questo molto meglio di me. E di questa cinta di età gota ci sono conservate negli edifici ancora in elevato a Verona numerosi tratti, per cui valorizzati anche man mano che gli immobili sono stati restaurati, per cui in realtà è una cinta ancora presente, anche se non evidente come le cinte rinascimentali, che sono ancora presenti con le loro fosse, ed è un grandissimo patrimonio che
potrebbe proprio essere oggetto in un futuro, anche magari con una vostra collaborazione, di una maggior pubblicizzazione, perché avete un patrimonio a Verona veramente eccezionale, però come diceva lei, a volte l'abitudine o a volte anche il fatto che non sia evidente toglie la consapevolezza. Per quanto riguarda Porta Borsa, mi riallaccio al discorso iniziale, e il fatto che siamo abituati a usare certe cose però le rende anche eccezionali. Il portaborsari, che è una porta viva e vissuta, è molto più interessante che non se fosse un oggetto musealizzato e estrapolato dalla vita cittadina. L'eccezionalità credo che si coglie, anche se forse non si riesce poi a concepire a comprendere fino in fondo, è data proprio dal fatto che noi possiamo ancora riattraversare nel 2020 una porta di età romana e continuiamo a viverla, e questa porta è stata attraversata nei secoli da tutte le generazioni che ci hanno preceduto, e questa è la vera eccezionalità. In Italia, quando possiamo avere dei monumenti che rimangono vivi nell'uso quotidiano, abbiamo dei monumenti che sono al massimo del loro splendore, secondo me. Quindi non è una cosa negativa questa. Grazie Massimiliano, torneremo da lei poi dopo l'ultimo contributo esterno, però volevo sentire anche Umberto Anti da questo punto di vista. Riattivi il microfono, direttore, perché Verona appunto non smette mai di lasciarci delle sorprese, perché è chiaro, qui Porta Borsari, ma avete fatto degli interventi recentemente anche a Veronetta, insomma. Ogni qualvolta scaviate, ecco come scavate, insomma, salta fuori qualcosa, quindi è un lavoro quasi emozionante il vostro, no? Sì, per un certo punto di vista senz'altro. Diciamo che l'esempio di Veronetta è leggermente diverso come epoca, perché andiamo verso un tempo rinascimentale più che romano, o medievale, sì. O altro medievale. È vero, è un'emozione. Diciamo che inizialmente c'è il panico. Ho fatto una considerazione sincera. Il panico perché dice, ma accidenti, cosa potrò fare adesso che c'è questa situazione? Ma come ho detto prima, la volontà di affrontare le cose in maniera logica ha trovato anche in quel caso, che forse era ancora più delicato di questo come interferenza, ha trovato una soluzione. E questa è la cosa importante. Siamo tutti tecnici, siamo tutti qua per fare la nostra parte. L'importante è che ci sia il dialogo che fa trovare la soluzione adeguata. Bene, allora, se siete d'accordo, vedrei l'ultimo contributo appunto estratto dall'intervista al sovrintendente Tinè e alla archeologa Brunella Bruno, e perché usciamo un attimo da Verona, andiamo un po' in provincia. Sapete che a Negrare, in Valpolicella in particolare, sono stati riattivati alcuni siti archeologici importantissimi, e andiamo a sentire l'ultimo contributo, circa 4 minuti, da parte appunto della dottoressa Bruno e del dottor Tinè. Ecco, solitamente quando si fanno queste scoperte, prima accennato anche alla villa romana, in località Villa, appunto a Negrar, che ha emozionato tutti e ha avuto risalti proprio a livello internazionale, pensiamo alla BBC, una tra le tante che ha riportato la notizia. Ecco, in questo caso la sovrintendenza ha la responsabilità morale e oggettiva anche su questi reperti. Come si può mettere in moto una macchina che valorizzi questo tipo di scoperte, questi siti, coinvolgendo magari anche partner privati, o che equilibri, e chiudo con questa domanda, si devono creare per poter ottenere il risultato? Beh sì, proprio ieri ci siamo incontrati in sovrintendenza con il sindaco in Negrar, che mi pare molto operativo e molto connesso su questa cosa, e il nostro collega Gianni De Zuccato, che da un paio d'anni si è concentrato su questa riscoperta in modo da mettere a fuoco con precisione questa villa che è rimasta, come dire, dimenticata, coperta dalle vigne per tanti decenni, e sono insieme, stanno lavorando comune, sovrintendenza, per cercare di dare un futuro a questa importante scoperta di Negrar, che fa un po' appunto una bandana, quella di Marano, di Valpolicella, e lo scavo che ha impegnato la dottoressa Bruno per tanti anni e che è diventato alla fine area archeologica visitabile, mi pare proprio assolutamente un link
quindi si riaprono visite dopo il Covid, tutto riparte, anche le nostre aree archeologiche, quelle del Polo Museale a Verona, a Vicenza. E diciamo che a Megrara, sulla Villa Romana, va fatto ancora un discorso di ricerca, no? Il dottor De Zuccato giustamente si è concentrato in una fase conoscitiva di prospezioni, di piccoli saggi, di trincee, per capire l'estensione, la cronologia, finalmente dare risposta a che cos'è questa villa meravigliosa dei mosaici di Megrara. Però poi dovrà essere tirata fuori, questa villa dovrà essere scavata in estensione, quindi è necessaria una lunga fase di ricerca e di scavi, come è stato a Marano di Valpolicella, e poi finalmente di valorizzazione. Il Ministero, anche stamattina mi sono sentito con la collega della Direzione Generale, e intanto sta valutando di intervenire con la prelazione per l'acquisto di quest'area, ma se dovesse non avere soldi, come spesso ci capita, per fortuna Valpolicella lì a Megrara, l'interlocuzione con il nuovo proprietario è sinergica, è molto buona, da quanto mi dice il dottor De Zuccato, e quindi auspicabilmente il discorso di valorizzazione proseguirà insieme al privato, come forse è giusto e bene che sia. Comunque, a prescindere dalla proprietà pubblica, i privati che insistono nel luogo con magari strutture turistiche di accoglienza devono essere coinvolti, soprattutto quando sono così entusiasti come questi cittadini di Megrara. Grazie dottor Tinè, e farei vedere proprio a tal proposito, giustamente fa riferimento al Tempio di Minerva di Marano, sul quale ha lavorato appunto la dottoressa Bruno, proprio una notizia fresca di qualche giorno fa, insomma il centro turistico giovanile ha iniziato proprio con le visite guidate al sito, e quindi dottoressa Bruno, facciamo chiudere a lei una parola su questa importante anche rivalorizzazione, no? Storica, archeologica. Siamo felicissimi perché l'affidamento in gestione di un'associazione che si occupa appunto di produzione e del coronamento del progetto. Stato lì nella parte finale un piccolo disturbo di audio, però si è capito. Ha detto la dottoressa Bruno, appunto, siamo felicissimi. Giro anche a Massimiliano D'Ambra questa domanda che ho già fatto, insomma, ad Umberto Anti. Quando si scava si trovano certe cose. C'è un po' di preoccupazione, ma dall'altra parte c'è anche emozione. Per un tecnico ingegnere, figuriamoci per un archeologo come lei, insomma. Quindi ogni qualvolta voi trovate qualcosa di questo tipo, immagino che vi sentite proprio realizzati, no? Scoppiate di gioia. Il restauro monumentale, per cui in realtà gli aspetti, da un lato gli aspetti tecnici, anche quelli di risoluzione delle problematiche per consentire, come a Porta Borsari, l'esecuzione di opere moderne nell'ambito di siti monumentali, per noi è un grosso stimolo proprio come sfida per arrivare a raggiungere un successo, e dall'altro poi c'è questa emozione incredibile della contemplazione del passato. Io ho costruito la mia vita fin da quando sono bambino sull'amore per il passato, per un passato, ribadisco, vissuto sempre come base per il futuro, per la costruzione del futuro, e quindi sì, è una emozione che non scambierei con nessun altro lavoro, anche se fosse molto più remunerativo di questo. Siamo verso la fine allora di questa nostra chiacchierata, e chiederei appunto, vi lascerei uno spazio libero, un messaggio, un auspicio per il futuro, augurandoci appunto che ci possano essere sempre più spesso anche di queste scoperte, e ovviamente che ci possa essere ovviamente la possibilità di valorizzarle al meglio. Anti, facciamo chiudere a lei e poi l'ultimo saluto magari anche da parte del collega. Certo, il mio auspicio è continuiamo così, questo è il modo per risolvere le cose e bisogna continuare. Dopo l'appetito viene mangiando, per cui qualche piccolo desiderio nel cassetto c'è per cercare un'ipotesi di valorizzazione che può essere sia di tipo permanente, dove il sito lo permette, e qua sarà difficile ovviamente, ma potrebbe anche essere di sito occasionale per motivi di studio, poter in qualche modo riaccedere all'opera.
bisogna pensarci un attimo e il contatto con la soprintendenza sarà nelle prossime settimane in questa direzione. Ecco, l'ultima nota tecnica che diceva la Bruno, chiaramente probabilmente il sito verrà un attimino ricoperto perché non c'è una progettualità in questo momento di valorizzazione, anche perché il punto è veramente critico, è un punto di passaggio. Cioè, cosa significa tecnicamente che potrebbe essere reso disponibile quel sito per il futuro? Diciamo che una ipotesi potrebbe essere quella di rendere il sito come una scatola con un coperchio che si possa sollevare e quindi rimisurare, rivedere, riconsiderare l'opera a vista. È un'ipotesi, bisogna pensarla un attimo perché, come diceva anche lei, è una zona di grande transito e quindi c'è un problema anche di carrabilità, di sicurezza. È un pensiero che sta formandosi e non è ancora definito. Nel frattempo domani però c'è questa visita, ricordiamola, dalle 9.30 alle 12, e facciamo chiudere, grazie al direttore di Acque Veronesi Umberto Anti, facciamo chiudere con un pensiero appunto. Lei, Massimiliano, ci sarà domani alla visita guidata? Sarò presente e la facciamo con grandissimo piacere perché è veramente la fine di un percorso virtuoso che è partito nei rapporti tra Acque Veronesi e la sovrintendenza e si chiude anche con la vostra partecipazione di adesso, ma nella visita di domani con la partecipazione della cittadinanza. Ecco, vogliamo dire come funzionerà un po', perché giustamente ci sarà un attimino, bisognerà evitare gli assembramenti, come ha ricordato la dottoressa Bruno. Quindi ci si può recare, diciamo, sul sito dalle 9:30 in poi, e lì ovviamente avete chiesto l'aiuto anche di alcuni volontari, no? Ci sarà una sorta di... Ci sono volontari, ci sono professionisti che saranno presenti per le spiegazioni. Si è creato un punto di attesa con un piccolo pannello illustrativo che illustra graficamente le vicende principali della porta, una prima fase di informazione generale sull'area e poi un percorso attraverso delle transenne, mantenendo sempre le distanze di sicurezza, che consente di osservare lo scavo, dove sarà presente un ulteriore archeologo che illustrerà gli aspetti e risponderà a domande. Sarà ovviamente un giro fluido, nel senso che presumo che ci sarà molta gente, visto l'interesse che ha suscitato. Cercheremo di fare in modo che ci sia un lento passaggio da parte di tutti, che possano apprezzare quello che è stato trovato, vederlo e anche ricevere delle informazioni appunto dagli operatori presenti. Allora, rinnoviamo l'invito a tutti i veronesi e non che si dovessero trovare a Verona, in città, alla fine di Corso Cavour, quindi ai piedi di Porta Borsari, domani dalle 9.30 alle 12 per visitare in maniera ordinata, mi raccomando, evitando gli assembramenti e aiutando ovviamente i volontari professionisti che saranno a disposizione, però per visitare e dare uno sguardo su uno spaccato che poi da domenica in poi non sarà più visibile, almeno di persona. Per cui ringraziamo Acque Veronesi per questa opportunità che ci è stata data di vedere questa cinta muraria, la sovrintendenza che ha collaborato evidentemente anche con i contributi video e le interviste a Tinè e alla dottoressa Bruno. Ringraziamo il direttore tecnico di Acque Veronesi Umberto Anti e ringraziamo Massimiliano D'Ambra, archeologo di ArcheoEd, che collabora evidentemente con Acque Veronesi. Grazie mille, buona giornata per domani e chissà che non ci siano altre occasioni per incontrarci. Grazie a voi, arrivederci.